gente che mi ispirava, questa volta sì. Ragazze, buongiorno, buon inizio settimana. Lunedì stiamo portando io e Fede e Alessandra a scuola e poi ci dirigiamo verso il mercato perché vorrei prendere delle verdure di nuovo, questa volta magari delle zucchine che ho finito, farci un giretto, magari vediamo per qualche formaggio, tipo quella l'altra volta ai fiori era qualcosa di spettacolare, ma vediamo. E niente, quindi ovviamente io al mercato non posso non portarvi, quindi diamo un'occhiata anche alle maglie, se c'è qualcosa, ai vestiti, ci facciamo un giro, ci rilassiamo un po' insieme. E niente, Fede mi ha chiesto se andavamo a fare colazione al bar, quindi lo porto a fare colazione al bar e poi andiamo direttamente lì. Vorrei anche dare una sciacquata alla macchina perché ho ancora il regalo che mi fece Federico al mio compleanno, ovvero 3 euro per lavare la macchina, e quindi patatino, quindi volevo farlo contento e sfruttare questo suo buono lavaggio e andarci con lui, insomma. Saluta. Buongiorno. Li voglio bene. Certo, anche tutti qua ti vogliono bene. Come ti chiamate? Scriveteci il vostro nome, se è buonanotte. Bella, mi piace questa. Questa mi ha colpita subito proprio. Per cambiare un po'. Vieni qua, aspetta. No, questa no. Stavolta gli animali, stavolta ci sono, vai. Visto, guarda, coniglietti, coniglietti, galline, i galli. Guarda, visto che piccolini, c'è anche conigli grandi. Guarda che beve. Il caffè sono a posto, l'ho preso un'altra volta. C'ho ancora i 3 pacchi chiusi, nuovi. Vi dico solo che Federico mi ha appena detto: mamma, ti rendi conto, perché si è alzato per prendere lui i pavesini in alto, no? Mamma, ti rendi conto che quando io sarò grande, sarò alto, sarò più alto di te, perché tu ti incurverai, perché diventerai vecchia. Ma è la vita.
Io non mi incurverò, io farò ginnastica. Un giorno non farò più video perché... Come caput? Guardate questo. Sei molto bella adesso. Sono molto bella. Sexy. Ma no, sexy no. Ragazze, tornati. Allora, mamma mia, abbiamo patito un po' il caldo, oggi è esploso il caldo, però qua in casa si sta benissimo. Allora, vi faccio vedere che cosa ho preso al mercato, un po' di cosine, aspettate. Ho preso, in quel banco che vi ho fatto vedere un po' di frutta e verdura, c'erano delle zucchine bellissime. Visto che a Riccardo piacciono tanto i fiori di zucca cucinati, proprio io li stacco, adesso tutti dopo, stasera dopo, adesso vedo appena ho tempo. Li stacco tutti, sono veramente tante perché sono 2 kg, ma ho pensato me le tagliuzzo già, me le metto in congelatore e mi stacco tutti i fiori e li faccio subito. Convenivano perché insomma alla fine queste qua belle con i fiori di zucca solitamente costicchiano, 2 kg 5 euro le ho prese. Poi sempre in quel banco lì, cioè qua gli ho fatto fuori tutto, però ho speso 13 euro ma ho comprato un sacco di cosine. Vabbè, ho preso anche 2 melanzane perché mi è venuta voglia di fare una volta la parmigiana e non piacendo magari a tutti, cioè non è che i bambini ne vanno proprio pazzi, Riccardo neanche così tanto, ho detto va bene, faccio solo 2 così se piace mal che vada finisce prima e la rifarò, diversamente non si spreca. Un manigottino piccolino. Tanto poi devo lavare tutto. Ho preso 4 patatone giganti, belle belle grandi, sono abbastanza grosse, quindi avendone ancora qualcuna ne ho preso solo 4. E poi ho preso un po' di fagiolini perché mi è venuta voglia, adesso che fa un pochino magari più caldo, si spera che arrivi anche un po' la stagione più calda, e fagiolini me li pulisco, me li faccio in insalata con le patate e uno spicchietto d'aglio, un filino d'olio è la morte sua per l'estate, belle fresche, metto in frigo, faccio tipo insalata fresca così. Questo è bottino verdura del mercato. Poi invece angolo abbigliamento del mercato, questa volta erano arrivate delle nuove cose. Allora, al banco quello dei pigiami ne ho preso uno estivo con questo qua, molto carino, tanto lo devo aprire perché lo devo lavare. Quindi ne approfitto, ve lo faccio vedere aperto, ce l'aveva proprio appeso, l'ho preso bello comodo, XXL, perché a me piacciono, sapete, cose comode, specie quando c'è il pantaloncino, io preferisco che poi... tanto grande poi non è, cioè nel senso a volte vestono piccole le cose che trovo al mercato e quindi preferisco andare sul sicuro. Fatta così che ho scritto loading 90% summer con l'angurietta, veramente carina. Mi piaceva anche il fatto che appunto l'interno abbia tutte queste angurie, questi ghiacciolini all'anguria e sotto pantaloncino. Pantaloncino semplicissimo con lo stesso motivo, mi piaceva tantissimo, l'ho preso. Poi ho preso anche una vestaglina per stare un pochino più leggerina, io adoro questi colori rosa e nero come abbinamento, ho detto quando fa proprio caldo caldo che vuoi dormire proprio praticamente nuda mi metto questa che è un po' più, è proprio leggerina leggerina, me l'ha fatta sentire, sembra proprio veramente niente. Non so come spiegarvi, ma è... sembra un costume, per intenderci, il materiale. È veramente carina ed è anche un po' frufru, insomma, carina, dai. Mi piace, con il pizzo sotto e il pizzo sopra. Carina questa. E quindi adesso mi rinfresco tutto, tanto so che la taglia va bene, e butto un po' di carte. Poi, al solito banco dell'amore, perché sapete che ormai è diventata una passione quel banco, l'altra volta non ho visto niente che mi ispirava, questa volta sì. Non so se, ah sì, questo è il davanti, quindi il fiocchetto sta sul davanti, fatta così, adesso poi dopo la provo e ve la faccio vedere. E mi piaceva molto perché cade bella lunga, bella larga, bella comoda, con queste maniche un po' più frufru, e spero mi stia bene, adesso dopo la
La proveremo e poi per la prima volta ho provato a prendere un pantalone, spero non sia da far l'orlo, da accorciare in caso la prima volta che vado a trovare mia mamma che ha la macchina da cucire me lo faccio fare, però sono belli larghi, l'elastico, aspettate che tolgo questo ma lo userò perché questi pantaloni qua mi piace appenderli. E sono, visto che avevo bisogno di pantaloni, sono proprio belli elasticizzati, quindi va bene per un po' tutte le misure, sinceramente. E sono di quelli larghi larghi, che poi quando cammini sembra un po' una gonna, no? Quindi mi è piaciuto per questo. E insomma, me gusta, mi piacciono. Quindi per cambiare un po', insomma, non mettere sempre il jeans, qualcosa di fresco, magari per le serate d'estate, insomma. E questi sono i due acquisti. Questa volta tengo sia questo che quello, perché questa qua ha anche una maglia di quelle che mi piace vedere appesa, perché è appunto questo qua. Magari la provo un secondo questa, così ve la faccio vedere subito. Adesso ho il jeans blu sotto, quindi non è che ci sarebbe bene un pantalone nero oppure bianco, che ce l'ho anche bianco per quest'estate, con questa qui verdina sopra. È un bel verde, è proprio un verde smeraldo, mi piace. Anche questa volta ho azzeccato taglie e tutto, mi piace un sacco, bella bella. Per la spesa invece vi faccio la carrellata sul tavolo, perché sono troppi prodotti, sono troppo di fretta e rischierei di fare un casino, quindi ve li faccio vedere così sul tavolo. Partiamo da qua, dove abbiamo preso un pezzettino di gorgonzola dolce proprio al banco di gastronomia, ce lo siamo fatto tagliare. Qua invece abbiamo degli affettati, perché ho preso le piadine da fare in questi giorni, adesso vedremo quando, ho preso del cotto e del prosciutto toscano, tutto tagliato super sottile appunto per fare la piadina. Poi appunto la piadina, questa qua se la trovate alla Coop è veramente buona, nonna, ve lo faccio vedere, nonna Lella, senza lievito, 3 pezzi, e ne ho presi 2 pacchi, costano meno di 2 euro. Poi Fede mi ha chiesto se poteva prendere la granita siciliana, questa qua da provare della Dolphin, e ne ha preso 2 la fragola per Alessandra e 2 la menta per lui. Poi yogurt di Super Mario, questi difficilmente mancano perché i bimbi piacciono un sacco, 2 alla fragola, 2 alla banana. Poi abbiamo le mozzarelle Santa Lucia, la leggera col 30% in meno di grassi, erano in offerta e ho preso queste per quello. Poi abbiamo un pezzettino di burro, abbiamo il Philadelphia, questo qua non ha nulla da invidiare, il Philadelphia è molto buono ed è comunque light e costa molto meno. Il primo sale dell'Osella, anche questo era in offerta, e poi Fede ha voluto provare questo qui, Philadelphia alle erbe mediterranee, da avere qualcosa di diverso. Poi ho preso uno stracchino in super sconto perché scade dopodomani, ma tanto io ci devo fare le piadine, quindi lo farò sicuramente fuori tutto. Poi ho ripreso i cracker della misura, quelli che mi dà sempre la dottoressa, il dado vegetale, un pacco di riso rosso integrale che ho preso alla Lidl, alla Coop ed era in offerta. Poi abbiamo la solita nocciolata senza latte, che tra l'altro adesso costa meno che al Carrefour, a volte il Carrefour la fa a meno della Coop, io non so mai dove andare veramente, comunque adesso conviene la Coop per fortuna. Tic Tac che ha voluto regalare Fede alla sorellina, alla fragola, il pane, questo qua che prendo proprio raramente quando non c'è altra scelta perché è carissimo, è identico a quello della Lidl che costa 1/4, però vabbè, questo qua, morato pane americano. Poi ho preso 2 confezioni di questi ravioli al brasato che sono in offerta, cioè in offerta, erano in offerta, il prezzo consigliato è 2,49, li ho pagati 1 euro e qualcosa, quindi ho preso 2 pacchetti perché uno per tutti non ci basta. 4 litri di latte parzialmente scremato, adesso ve ne faccio vedere 2, gli altri li abbiamo già messi via. Pan di stelle in offerta, biscotti Nesquik già provati una volta, i bambini ne vanno pazzi, mi sento quindi di consigliarveli. Poi un po' di briochine perché Ale continua ad andare a scuola, quindi plum cake con gocce di cioccolato, poi Fede ha preso le girelline e poi i pavesini che sono quelli per i nostri spuntini.
Poi qui abbiamo la tinta, io ne ho approfittato, ho fatto che prendermela sia rossa per fare le punte e l'ho presa anche castana scura per la prossima volta che devo fare la ricrescita, perché raramente questa qua si trova in offerta e mi piace un sacco, era in offerta 6 euro, quindi di solito costa quasi 10, quindi insomma l'ho presa e ne ho fatte che prendere due, così per un po' sono a posto. Poi ho preso fette integrali, solo un pacchettino perché ne ho ancora, ma così ho la scorta. Poi 3 confezioni di Saikebon noodles al manzo, Fede ci ha consigliato questo gusto qua, quindi l'abbiamo provato. Poi un pacco di zucchero, la granita ve l'ho detto, 2 confezioni di fish burger, che è uno dei pochi modi per far mangiare del pesce ad Alessandra. E quindi ne abbiamo presi 4. Poi un po' di trita. Vorrei farmi l'hamburgerino fatto da me, visto che ho comprato il macchinarietto, quindi ho preso la trita. Poi barrettine, spuntino sempre da abbinare ai pavesini. Poi questi cereali qua che ha scelto Fede, i soliti ripieni, sapete che a loro piacciono un sacco. Estate bicolor, abbiamo fatto 3 e 3, così sono tutti contenti. Poi abbiamo dei gelati, avevamo provato questi qua al pistacchio, ci sono piaciuti tantissimo, provateli perché hanno il cono biscotto, è un po' particolare, un po' più spesso, insomma da provare, merita, ve lo consiglio, per quest'estate ogni tanto un gelatino ci sta. Poi Doritos, Tex-Mex, questi qua li ha voluti Fede al formaggio. E a Ricky li abbiamo preso questi perché ci va pazzo, ogni tanto li troviamo, ogni tanto no, e quando ci sono glieli prendo per quando facciamo cinema, sapete che noi ogni tanto facciamo il momento cinema. Poi dei fazzoletti tempo semplicissimi, appunto, che adesso resistono anche se li infilati in lavatrice, questo è ottimo perché noi ogni tanto capita. Poi 2 bottiglie di passata di pomodoro e poi un po' di cosine non alimentari. Allora a Riccardo gli ho preso una spugna blu da meschietto, così non si confonde. Poi ho preso 2 gel doccia, uno energizzante sport e uno rilassante, così ha un po' di scorta anche lui. Uno shampoo per me, ho preso questo qua, olio di cocco e burro di cacao, capelli crespi ribelli, io non li ho proprio crespi, però avendoli mossi mi aiuta a lisciarli, quindi voglio provarlo. Poi a Fede l'ha colpito molto questa linea qua, Kiringuito, doccia smoothies, rinfrescante, lui si è scelto anguria, cocco e frutti rossi. E per Ale gli ha preso il rinfrescante ananas, albicocca e passion fruit. Sono veramente carini e non hanno un prezzo elevato, quindi merita provarli. L'unica cosa, peccato, perché questo qua si è un po' aperto e ci abbiamo messo un po' a pulire, però ne è uscito poco per fortuna, infatti non mi pare che il peso cambi particolarmente, però io al posto loro avrei messo una pellicola protettiva, qualcosa, perché così si apre troppo facilmente. Poi ho preso un deodorante della Nivea, questo qua è il mio preferito per eccellenza, mi piace un sacco, mi ricorda tanto mia nonna, perché lei lo prendeva, e io adoro i profumi Nivea, proprio ci vado pazza, quindi questo è il mio preferito per eccellenza. Però se trovo il Dove, prendo il Dove, mi piace uguale. E questo è diventato il mio doccia schiuma, doccia shampoo preferito. Questo è un doccia shampoo, però io lo utilizzo solo per lavarmi, perché ho altri shampoo, insomma, che utilizzo, quindi questo è più per, non so, uomini che fanno tutto in uno, ma io preferisco shampoo e doccia gel. Però questo qua è buonissimo perché rilassa tantissimo, vi consiglio di provarlo, ma ve l'avevo anche già detto. Niente, questo qua è il bottino, ragazzi, adesso vado a sistemare e poi pranziamo. Se vi dico che ora è, non mi credete. Sono le 2:10. Le 2:10, io non riesco a dormire, ragazze, perché abbiamo messo su, allora Riccardo ha messo su il mobiletto del bagno, la specchiera. Però c'era un piccolo problema, non mancava proprio quel pochino per incastrarlo bene bene. Quindi insomma, poi dovevo andare a lavoro, quindi ho voluto fargli una sorpresa, quindi Fede ce la siamo un po' studiata, non chiedetemi come, alla fine sono riuscita ad appenderlo e quindi è stato proprio un lavoro di famiglia, alla fine è stato un lavoro di famiglia,
Non ve lo faccio vedere adesso perché sono le 2, ragazze, su c'è un casino che non vi sto neanche a dire, quindi vi farò vedere tutto nel vlog di domani perché almeno c'è una luce decente e soprattutto ho il tempo di mettere a posto. Però non so come mi sveglierò domani, sono una pazza, ho fatto il puccio perché poi ho sudato, mi sono fatta una doccia e boh, non so come mi sveglierò domattina alle 6:30, veramente, non so come mi sveglierò e se mi sveglierò soprattutto. La medicina l'ho presa, stasera mi sento di nuovo un dolorino lì, però io sto continuando a fare la mia cura. Spero sia una casualità, per carità ci manca la ricaduta e per il resto tutto bene. Non ho assolutamente sonno, sarà che appunto ho fatto 3.000 cose, poi io e Riccardo stavamo parlando per delle cose da fare in questi giorni, valutare se, quando, come, perché. E quindi sono lì che ho questo pensiero di se, ma, forse facciamo, non facciamo. E quindi niente, ho la testa un po' all'organizzare delle robe. Io in realtà ho promesso a una di voi che avrei detto, speso proprio due paroline veloci sul piercing. Quindi non posso chiudere questo video senza parlarne perché gliel'ho proprio promesso a questa ragazza che non mi ricordo il nome, perdonami, che appunto ci teneva ad avere una risposta veloce sul discorso piercing perché lo vorrebbe fare anche lei e mi ha chiesto appunto se fa male, cosa si prova, cosa si sente, se è fattibile, non è fattibile, come è curarlo, eccetera. Allora, ragazze, per me il piercing più doloroso al mondo è il piercing alla lingua e nonostante ciò la vostra Robertina masochista l'ha fatto ben 2 volte, ma quando una cosa ti piace tanto ci può anche stare. La follia, no? Perché io l'avevo fatto, per chi non mi seguiva, il piercing alla lingua l'avevo fatto senza ancora sapere che in realtà io dentro di me avevo già Alessandra, ma ancora non avevo fatto neanche il test di gravidanza, zero sintomi, non lo sapevo. Quindi l'ho fatto e poche settimane dopo scoprì di essere incinta e ovviamente arrivò il periodo nausea e questa pallina sulla lingua me le stimolava da paura. Io sono fobica del vomito, ragazze, dei conati di vomito, del vomito, eccetera, di tutto ciò che concerne la nausea. E quindi vi dico la verità, non ce l'ho fatta. Quindi per la disperazione e per colpa delle nausee, tolsi tutto. L'ho fatto chiudere, eccetera, eccetera. Poi, appunto, cos'è, 2 anni fa? Non questo Natale appena passato, quello prima mi pare. Sì, quindi già. Questo Natale poi saranno 2 anni che ce l'ho, dicembre sono 2 anni che ce l'ho e quindi a posto, però mi piace da morire. E invece questo qua al labbro l'ho fatto talmente tanti anni fa che è difficile ricordare benissimo. Certo, non fa piacere perché comunque si sente un attimino pungere, pungere forte 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 forte, questione di un secondo, una volta che ha bucato, boom, infila il vostro piercing scelto e voilà. Quindi la medicazione, io ho tanti impacchi di acqua e sale, ragazze, tanti tanti tanti, tutti i giorni tutti i giorni, ma è guarito in fretta, vi dico. Invece la lingua è stato proprio tremendo, anche perché gonfia la lingua, insomma tutto che cosa concerne, insomma. Quindi mi sento di consigliartelo, ma perché io non ho patito così tanto, insomma, senti pungere un attimo e poi ovviamente è un po' gonfio, ma poco poco, cioè non è così, insomma, ho trovato che ce ne siano di peggio, ecco. Quindi non so veramente cos'altro dirti, spero ti abbia fatto piacere comunque sentirti dire queste parole di conforto e magari ti danno quella grinta per farlo, insomma, se lo fai poi fammi sapere. Però niente di così traumatico, ecco. Poi vabbè, a me mi si era anche chiuso perché avevo perso la pallina, avevo perso tutto e per farlo riaprire, quello sì che fa male. Farlo riaprire lo stesso buco per non rifarne un altro è stato tremendo, veramente doloroso. Però farlo, boh, è proprio questione di un attimo. Poi tanti impacchi e un po' di pazienza qualche giorno, poi passa.
e subito ti mettono la stina più lunga e poi te la vai a far accorciare, insomma. Niente, questo è quanto perché non voglio neanche annoiare voi che magari queste cose non interessano. Spero di addormentarmi presto, ragazze. Spero di addormentarmi presto perché altrimenti domattina c'è da piangere. Vabbè, io vi mando un bacione, ci vediamo domani con un nuovo video. E vi voglio un sacco di bene. Spero che questo vloggino vi sia piaciuto.